Buonasera signore e signori, e a proposito, visto che me l'ero preparato, lo dirò comunque. Questa frase mi è servita per staccare questo signore e signori da quest'altro signore e signori. Signore e signori, udite, udite, questo è il titolo della news. Annunciato il terzo episodio speciale sulle mega evoluzioni. Ma cosa, Borna? Avevi detto che ce ne sarebbero stati due, di cui il secondo avremmo visto anche Rayquaza, Kyogre e Groudon, ovviamente nel loro archeo risvegli. Purtroppo, ragazzi miei, a quanto pare non era così. È appena andato in onda in Giappone quello che era il secondo episodio. Tutti, wow, fantastico! Ci sono immagini di Meta Megagross in versione Shiny, di ovviamente di Mega Charizard nella versione Y, però, anzi, nella versione X, scusate, ho sbagliato, ma c'è anche l'immagine di Mega Rayquaza, tutto in una stessa immagine, quindi wow, pensa che figo, ma purtroppo niente archeo risvegli. E alla fine della puntata è stato trasmesso questo mini clip da 17 secondi, come potete vedere, e purtroppo questo, intanto lo vediamo e poi vi dico il resto. Sì, io tappo qui per attivare Flash, però muoviti, cappero. Qui intanto si sente il tè che bolle perché a quest'ora, mio caro telespettatore, no, la pubblicità no! Daster XXL li raggiunge e li Duster cattura. XXL, ma vaffancina, Duster! Vaffancina! Mettiamo a. Eh già, niente di che, ho 17 secondi in cui si vede da una parte uno, da una parte l'altro, insomma, quello che avevamo già visto nel video che vi ho fatto vedere ieri, se non sbaglio, insomma, nella news precedente. Quindi niente di che, ma la cosa che è saltata all'occhio, purtroppo, questo dico purtroppo, a parte che c'è un combattimento con Pikachu fantastico, però non è la sede giusta per vedere queste cose, quindi ciccia. Però, ragazzi miei, purtroppo. Il terzo atto farà il suo debutto in primavera del 2015. Ragazzi, stiamo parlando di un macello di tempo. Ovviamente ancora da noi arri deve arrivare l'atto secondo, ma non penso che dovrebbe passare molto, o al massimo entro Natale, cavolo, credo. Comunque qui il tè sta bollendo, la news è finita, io vi lascio e ci vediamo alla prossima news!